Fate presente la storia dei bisoni di cui si sta tanto parlando adesso? Tutti quei bisoni che sono stati abbattuti perché potenzialmente, anzi, non potenzialmente, veramente avevano contratto il virus e l'avevano ritrasmesso all'uomo? Bene, ne parlava Entropy for Life in uno dei suoi video che uscì un mesetto fa circa e che potreste andare a riprendere, molto, molto interessante, soprattutto in ottica attuale. Bene. Come si sta parlando di bisoni, io ne approfitto per fare un po' di clickbait, quindi metterò tipo un titolone sui bisoni. Però quello che voglio raccontarvi sui bisoni non ha molto a che fare col Covid in questo momento, bensì con una storia più che altro ecologica che prende in considerazione i bisoni e il topo muschiato. Nell'Iowa settentrionale, in America, negli Stati Uniti, c'è stato uno studio tempo fa in cui si valutava il ruolo ecologico del topo muschiato, una specie di topone ciccione che stava in ambienti acquitrinosi, e della sua relazione con varie specie, tra cui i visoni, anche loro semiacquatici e anche loro viventi in quelle zone. Questi visoni avevano una particolare caratteristica, ovvero si mangiavano tanti, tanti, tanti topi muschiati. Andavano matti per i topi muschiati, ne mangiavano bizzeffe. La cosa divertente è che i visoni sono grandi tanto quanto i topi muschiati, forse un po' più lunghi. Oh, sembrano dei bassotti terrificanti, però hanno un visino molto tenero, quello, un visino piccino. Comunque, detto ciò, sono mostriciattoli, ed essendo esclusivamente carnivori, come anche il loro taxa, quindi fanno parte dei mustelidi, quindi della classe carnivora. Si mangiavano un sacco di topi muschiati, ma proprio tantissimi. Fatto sta che i topi muschiati venivano utilizzati per la pelle, per come si dice, la pelliccia. E quindi venivano cacciati per queste caratteristiche, perché erano utili, tra virgolette utili. Poi ognuno si faccia la sua, diciamo, etica barra morale su questa cosa. Ne cacciavano in tanti per la pelliccia, e quindi una volta si scoprì che i visoni, che anche essi avevano una pelliccia particolare, però quella dei topi muschiati era un po' più fina e sì, molta gente si arrabbiò dicendo: ma i visoni ci stanno creando un grande disagio uccidendo tutti questi topi muschiati, ci li tolgono dal mercato, non riusciamo più ad averne abbastanza. Questa era perlomeno l'idea che c'era in quel periodo. La verità è invece diversa. La verità era che intanto i miei capelli oggi stamattina sono così, che belli, guarda, ciuffetto Big Band. Questo perché mi stava stancando il braccio. La verità è che, ok, non è proprio così. E diciamo che degli studi successivi hanno scoperto che i visoni, non ce l'ho, tiro lontano là, vorrei fare un video tipo, come si chiama? Tipo alla Mercadini, ma non ci riesco. Che questi visoni in realtà non offrivano, non davano disagio, ma offrivano un servizio anche dal punto di vista della qualità della pelliccia. O in generale, voglio fare un discorso più generico all'ecologia. Non andavano ad attaccare tutti i topi muschiati, ma si limitavano a colpire quelli già malaticci, un po' andati così, ecco, con problemi già presenti e che non erano riusciti ad organizzarsi tra di loro. In che senso? I topi muschiati sono molto territoriali, significa che tra di loro hanno una forte competizione per il territorio, per l'habitat, per le zone di caccia, anche se comunque non sono prettamente carnivori. Hanno anche abitudini carnivore, ma in generale non solo, ecco. Però fatto sta che comunque, soprattutto per il territorio, sono molto competitivi. Cosa succedeva? Che essendo tanti, non tutti riuscivano ad avere il posto giusto dove vivere, dove creare la tana, dove andare a procurarsi il cibo facilmente. Questi che quindi erano i topi muschiati, che più spesso non riuscivano a trovare una zona di caccia, vabbè, un territorio tutto loro, venivano definiti, elementi di scarto. E i visoni, nel 70% dei casi, cacciavano proprio questi individui. E in questo modo riuscivano a creare una sorta di selezione genetica, no? Una selezione che portava avanti i soggetti che invece riuscivano in qualche modo a trovare una propria chiusura del cerchio, trovando le tane nel posto giusto
riuscendo a trovare facilmente prede, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questo odio che ci fu per questi visoni, in quanto attaccavano i topi muschiati molto importanti per le pellicce e per tutte queste altre cose, era abbastanza infondato, ma ci vollero anni per scoprirlo, non fu una ricerca di pochi giorni su internet. Ovviamente furono analizzati dati per scoprire che i topi muschiati attaccati erano principalmente quelli che si trovavano male, che erano facenti parte della popolazione di scarto. Ed è, secondo me, un chiaro elemento, un qualcosa che fa ben capire quanto la ricerca anche in questi settori sia molto importante e non sia affatto semplice, non ci voglia poi così poco tempo. Ci vuole tanto tempo, ci vogliono anni di studi per cose che magari una persona dice: ma sta studiando i topi muschiati, bah, che cosa concluderà mai nella vita? E invece sono cose importanti perché cambiano il modo di concepire, il modo di pensare all'ambiente circostante, quello che ci circonda, appunto. E le relazioni che abbiamo con essi di vario tipo, al di là del fatto che ci fosse il commercio di pellicce, eccetera, ma anche l'idea che c'era sui visoni cambiò in maniera positiva, perché i visoni offrivano un servizio anche alle persone, come anche all'ambiente, andando ad attaccare quei soggetti un po' più debilitati, un po' più problematici, eccetera. Quindi a livello ecologico offrivano un servizio a tutti gli effetti. Era il mio modo per poter cavalcare l'onda. Visto che si parlava di visoni, quanto sono cattivo. Dal ciuffo ribelle che è entrato si è abbassato, io vi saluto e ciao.